Noi esseri umani e i virus entriamo in contatto da migliaia di anni e ogni volta ne usciamo rafforzati perché ci immunizziamo e ci adattiamo meglio all'ambiente. Il coronavirus non è il primo, non sarà l'ultimo e passerà anche lui, lasciandoci più forti. Ma ogni volta c'è un prezzo da pagare in vite umane e noi abbiamo voglia di contenere questo costo, tutti noi che ci impegniamo per la salute a ogni livello. Stiamo semplicemente facendo quello che abbiamo scelto di fare, prenderci cura delle persone. Paghiamo il prezzo alto della paura, soprattutto quella di esporre i nostri cari allo stesso rischio che affrontiamo ogni giorno. Ma proprio la paura è uno strumento prezioso che la natura ci ha messo a disposizione per andare avanti e la stiamo trasformando in coraggio, forza e determinazione. Passerà e faremo dei bilanci. Ora però dobbiamo chiedervi di essere prudenti, aiutarci ad aiutarvi, restando in casa. Passerà e ricominceremo ad apprezzare ciò che davamo per scontato, la libertà, i progetti sul futuro, lo stare insieme e gli abbracci. Stiamo tutti insieme dimostrando che l'Italia è un grande paese, dobbiamo esserne orgogliosi. Tutti noi vi abbracciamo con affetto.